che invia a Crotone, tutti la Pianello, io devo dire che sono durante stato Roma ben romantica, contento di essere venerdì 24 qui, febbraio sono 2012, già da 20 giorni, c'è appena voi mi ha invitato un'assemblea, come leggete nel manifesto, per il sindacato UIL, in merito alle elezioni delle assemblee del 5, 6 e 7 marzo 2012. Del segretario generale. E non faccio né falsa retorica né demagogia, dico quello che penso nel caso di. Dopo i vari interventi sta concludendo Giuseppe D'Aprile della segreteria nazionale della UIL Scuola. Per tanti motivi. Uno perché non sono di Bolzano, come ben sentite, sono da Varese come tutti voi, per cui i miei primi passi 10-12 anni fa li ho mossi in provincia di Crotone, non in provincia di Cosenza, mi sembra strano, ma proprio in provincia di Crotone. Le prime assemblee le venivo a fare in provincia di Crotone, quindi questo mi lega a un rapporto veramente intenso con molti allora segretario, i simpatizzanti oggi sostituito al sindacato presenti, due perché e molti dei quali quelli presenti sono candidati nelle varie scuole di Crotone e provincia per questo importante appuntamento elettorale della rappresentanza sindacale unitaria della scuola al quale si arriva dopo che Brunetta aveva bloccato le ultime elezioni prevista alla scadenza dei 3 anni, quindi sono passati 5 anni insomma, dalle ultime elezioni. Qualche dato. Per cui queste cose, sia l'aspetto personale che l'aspetto proprio statistico e la prima Crotone a livello nazionale ci legano, dico ci perché non legano solo me, ma legano tutta la segreteria generale della scuola a questa provincia. Io sentendo parlare i miei colleghi, io dico che hanno impersonificato davvero quello che è il messaggio della UIL in generale. Qui in questa provincia non si fa demagogia, perché Aurelio storicamente è stato uno di quelli che ha sempre lavorato non raccontando retorica e facendo demagogia, ma dicendo le cose come stanno. Io mi ricordo 10-12 anni fa facevano l'assemblea, nel bene o nel male Aurelio diceva le cose bene, negative o positive che fossero allora e anche oggi. Questo stile è stato trasferito a Salvatore Drapis e di conseguenza, sentendo gli interventi, anche agli iscritti e ai simpatizzanti della UIL Scuola. Questa è una cosa importante perché rappresenta ciò che la UIL ha in sé, la non demagogia. Noi diciamo che i nostri messaggi devono passare per quel che sono. La UIL si adegua ai cambiamenti, adeguandosi ai cambiamenti dobbiamo affrontare la sfida con la realtà, giusta o sbagliata che sia. Ho fatto questo cappello, mi sono in tanti spunti venuti dalla platea, spero di toccarli tutti, mi sono appuntato alcune cose, ho sentito alcune cose bellissime, scusate se spazio da una parte all'altra, ho sentito per esempio la prima cosa che mi hanno scritto, D'Agostino mi pare si chiamasse quella collega, una testimonianza bellissima, ma veramente bellissima, parlate solo di questa testimonianza, senti a dire un vicario o un DSGA, io mi candido perché in questi anni non c'è mai stato e non penso ci sia conflitto di interessi tra un RSU vicario, un DSGA con il dirigente con la scuola, tutta una cosa, testimonianza bellissima, viene meno il discorso dell'incompatibilità perché, come ha giustamente detto D'Agostino, dice se io credo in quel che faccio e credo soprattutto di farlo in difesa della scuola e per la scuola e per l'andamento della scuola e per la tutela dei lavoratori, indipendentemente se i lavoratori della scuola sono UIL, CGESL, CISL o SNAS, dice non vedo dov'è l'incompatibilità. Questo perché non c'è un padrone, non c'è una parte, non c'è una controparte. Questo significa impersonificare lo stile UIL, quindi trasferirlo sul luogo di lavoro. Non esiste all'interno della scuola una parte, una controparte. Laddove c'è la controparte, quella controparte, non dico che dobbiamo combatterla perché non ci appartiene questa terminologia, ma dobbiamo cercare con lo spirito di collaborazione con la controparte, tra virgolette, di stare nel problema e risolvere il problema.
questo è proprio una caratteristica nostra a livello nazionale che si ripercuote a livello provinciale, a livello di ente locale, a livello di, quindi a livello terminale, a livello della scuola. Un altro passaggio bello era il l'altro passaggio bello riguardava il colore politico. Più persone di voi hanno parlato di colore politico, anche Mimmo dice io ho la tessera in tasca, non vi dirò mai a quale partito sono iscritto, l'hanno detto anche loro, lo sanno, io non lo so, però anch'io sono iscritto a un partito, voi non lo sapete, però vi assicuro che noi siamo critici verso il partito in generale. Se quel momento il partito fa bene, vi porterò degli esempi concreti, perché non dobbiamo parlare pur parler, attacchiamo il governo perché ha fatto Italia, attacchiamo il governo, qualsiasi tipo di governo, attacchiamo il governo perché voleva emanare il concorsone, ecco, i miei primi anni li ho mossi con il concorsone e si parlava non di un governo allora di centrodestra, si parlava di un governo di sinistra. Abbiamo attaccato il governo di destra, quindi poi vi porterò degli esempi concreti, perché la cosa che ci contraddistingue, la platea può anche non aderire a questa forma di pensiero, ma noi siamo questo, ve lo trasferiamo, la UIL è questo, quindi ci sono le cose che vengono accettate, alcune cose potrebbero non essere accettate, però noi siamo reali, trasferiamo la verità delle cose. Questo stile contraddistingue il lavoro di questi due signori che ho qui sulla mia sinistra. Ripeto, non faccio falsa retorica, sono due persone che hanno dato l'anima al sindacato, continuano a darla, questa è la dimostrazione. Quando si parla di Crotone si parla di una provincia dove si assiste l'iscritto, una provincia dove si dialoga con il dirigente scolastico, ci si arrabbia pure con i dirigenti scolastici, ho assistito a una telefonata stamattina tra Aurelio e un dirigente scolastico, le urla si sentivano il dirigente poi me l'ha passato e dice Scaramuzio mi ha aggredito, era tutta impaurita, però voglio dire questa è una cosa, quindi ho assistito a queste forme, è una forma di assistenza per una persona che aveva 3 giorni di supplenza, ha perso un'ora di telefonata, per tutta l'anno, una persona che aveva preso solo 3 giorni di supplenza, questa è una cosa importante perché il sindacato tutela l'iscritto, anche il non iscritto, anche il tempo determinato, anche il diritto del lavoratore in generale. Quindi vi volevo dare qualche dato perché dovevo saperlo. Quando, voi sapete tutti, io mi dicono che ancora non c'ero, quando queste due persone hanno preso il sindacato in mano, mi pare non arrivasse a 100 unità, 30 addirittura, adesso l'ultimo dato ci si attesta a 799 iscritti. Un dato non veritiero perché ancora l'appello manca qualche supplente che non ha ricevuto lo stipendio e quindi non viene conteggiato. Rispetto al 2006, loro avevano coperto tutte le scuole nel 2006, 52 scuole con 122 candidati, però con 600 iscritti. Oggi, e quindi avevano preso con 600 iscritti 1306 voti, esattamente il doppio degli iscritti. Questo è un dato da non sottovalutare, perché se la UIL scuola a Crotone, ma la UIL in generale prende più voti rispetto al numero degli iscritti, ci sarà un motivo. Vuol dire che anche i non iscritti, che non possono essere iscritti per svariati motivi, per questioni economiche, perché sono legati ad un altro sindacato, perché politicamente però simpatizzano per le politiche della UIL scuola. Questo è un dato importante, 600 iscritti, 1300 voti. Si ripercuote anche a livello nazionale, nel 2006 noi avevamo 61.000 iscritti e abbiamo preso 126.000 voti, per dire esattamente il doppio rispetto al numero degli iscritti. Dal 2006 ad oggi gli iscritti da 61.000 sono diventati circa 75.000, quindi se la matematica dovremmo arrivare, speriamo di arrivare a un voto in più del 2006, non chiediamo per raggiungere determinati obiettivi, poi vi dico quali sono gli obiettivi. C'è da dire anche che i lavoratori da 1.086.000 sono scesi, sono circa 1.008.000 persone, le scuole sono state ridimensionate, quindi il numero delle scuole è diminuito. Con tutto questo, rispetto al 2006 abbiamo presentato circa 300 liste in più a livello nazionale. Ciò che hanno fatto loro
qui hanno ricoperto tutte le scuole nel 2012 con 139 candidati rispetto ai 122, pur avendo meno scuole rispetto alle scuole del 2006. Questo lavoro rispecchia dati, un buon lavoro, questo quanto fatto rispecchia un buon lavoro fatto sul tutore, ma lavorando per il 5, 6, 7 marzo un buon voto a tutto il personale della scuola e come sempre che vincano i migliori. Non la voglio fare lunga. Il perché di questo incontro? E mi riallaccio al signore ultimo che ha parlato, l'incontro.